avrebbe funzionato. Si chiama Anacleto, come il celebre gufo del cartone animato La spada nella roccia, un esemplare di allocco, e come nelle migliori favole, dopo mesi di convalescenza, è tornato a volare proprio dove era sempre vissuto, nella foresta monumentale della Verna. Il rapace era rimasto ferito durante il ripristino della zona devastata dalla tromba d'aria dello scorso marzo. Stava dormendo sotto uno dei numerosi alberi rasi al suolo dalle fortissime raffiche di vento e si era rotto un'ala. L'animale recuperato dal Corpo Forestale dello Stato era stato dato prima in consegna alla veterinaria del parco, Nadia Cappai, e poi trasferito al centro recupero rapaci del Mugello. Lui stava dormendo dentro un albero che è caduto e quindi poi si è fratturato un'ala e quindi è stato trovato a terra con l'ala appunto fratturata. È stato curato, bene oltretutto, perché ha riacquistato completamente l'attività di volo e quindi è stato liberato nelle zone che lui già conosceva. Sì, è stato liberato all'indomani, è stato liberato verso le 18 e naturalmente è l'orario nel quale gli animali, questo tipo di animali, cominciano a svegliarsi e quindi iniziano poi la loro attività, che è prettamente notturna. Si è subito rimesso nel proprio ambiente con la tranquillità che era necessaria, insomma, poi anche alla fine.